Ben ritrovati al TG Canavese in due minuti, le notizie di oggi, giovedì 3 dicembre. Azeglio, Domenico Nicolotti, 73 anni, motociclista di Azeglio, è morto in uno scontro frontale con un'auto a Sandigliano. L'uomo era in sella al suo scooter e procedeva verso Biella, mentre nell'altra direzione viaggiava una Fiat Idea, guidata da una donna di 55 anni. Dalle prime ricostruzioni la donna avrebbe cominciato una manovra di sorpasso senza accorgersi dello scooter, travolgendo così l'uomo con un impatto molto violento. Per lui non c'è stato nulla da fare. La donna è stata trasportata in ospedale sotto shock, ma non ha riportato ferite. Leni, sono tre insospettabili, un operaio, un autista e un studente, i tre uomini arrestati dai carabinieri di Leni per spaccio di droga. Si tratta di un operaio di 21enne di Fiano, arrestato dopo che i militari hanno fermato un suo cliente. Nella memoria del suo telefono i carabinieri hanno trovato decine di telefonate e messaggi con suo pusher di fiducia. A casa dello spacciatore i carabinieri hanno trovato due buste di cellophane contenendo 115 grammi di marijuana con la scritta 100 e atomica. Il secondo uomo è uno studente di 21 anni di Cerie, arrestato dopo che i carabinieri hanno sequestrato a casa sua 115 grammi di marijuana suddivisa in dosi. A rivelare il nome del venditore di droga sono stati alcuni clienti che sono stati intercettati dai carabinieri. L'ultimo uomo, un autista 37enne di Rivoli, arrestato dopo che i carabinieri hanno trovato a casa sua 55 grammi di hashish. Per tutti e tre sono stati disposti i domiciliari. Le trattative per lo smercio della droga sarebbero avvenute quasi sempre tramite WhatsApp. Volpiano. Il meetup di Volpiano ha scelto all'unanimità la sua candidata a sindaco per le prossime elezioni amministrative. È Loredana Fulginiti, 40 anni, insegnante. La presentazione ufficiale è avvenuta domenica 29 novembre nel Salone Polivalente. Gli altri volpianesi presenti in lista a supporto della candidata a sindaco saranno Silvano Capussotti, Anna D'Aquino, Walter Gambetti, Luca Belfiore, Alessandra Stella, Maurizio Tagliaferro, Gabriella Ferrero Merlino, Bruno Fasan, Vittoria Gualtieri, Giuseppe Di Maggio, Davide Raso e Aldo Armieri. Ivrea. Si è conclusa in piazza Ottinette di Ivrea la marcia per il clima ed è diventata una festa per l'ambiente e per la pace, con i giovani sempre più protagonisti. La marcia era partita da piazza di città e aveva percorso lungo d'ora per salire in via Palestro e arrivare in piazza Ottinette, dove si è svolta la festa. Rivarola Canavese. Questa sera alle 20.45 presso la chiesa di San Michele a Rivarolo si terrà il concerto benefico Aspettando il Natale, organizzato dal Rotary Club Cornia Canavese. Le offerte raccolte andranno a costituire un fondo per l'acquisto di materiale scolastico presso la Caritas per le famiglie che lo richiederanno. È tutto per questa edizione, buon proseguimento di giornata.